Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale, Meteo regionale Friuli Venezia Giulia di Alto Fucino d'Est, R21 e Star Radio. Dopo la pausa di ieri con l'inizio della cena con la Quaresima e San Valentino, oggi possiamo comunicarvi che oggi è San Faustino, la festa dei singoli, però comunque andiamo a leggervi le notizie regionali della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Politiche, sondaggio esclusivo per Friuli Venezia Giulia, testa a testa tra Movimento 5 Stelle e PD, il centrodestra dilaga, la mappa del consenso a 17 giorni dal voto, rivelazione di Emopolis, i grillini non sfondano e si contengono coi Dem, lo scettro di primo partito di Forza Italia sopra la Lega. Nei confronti senatoriali, Ciriani senza avversari, Illy se la gioca, il momento, Forza Italia 17%, Lega 14%, poi il Movimento 5 Stelle 24,5%, PD 24%, ma sono tutte probabili percentuali. Caso di riposo, la Regione interviene per abbassare le rette, più fondi alle famiglie, rimodulato da 17 a 39 euro, il sostegno giornaliero di cui beneficiano i nuclei familiari, negli ultimi mesi rincari fino a 4 euro. Sono ben 167 le strutture entro i prezzi applicati. Viabilità, Udine riaperta piazza Garibaldi. Dopo il cantiere la circolazione torna a scorrere. Incidente, auto tampona un camion, poi finisce incastrata sotto il mezzo. Code in A4. Andiamo a vedere altre notizie dal MAIS. OGM, nessun rischio per la salute. Pedinato dice farò causa allo Stato. Pubblicato su Scientific Reports, condotto dalla Scuola Superiore di Sant'Anna e Università di Pisa. Uno studio ha analizzato i dati della cultura dal loro inizio dal 1996 fino al 2016. Nord-Est Economia, Credit Agricole, a Nord-Est utile netto di ben 690 milioni di euro. L'omaggio del Friuli a Ezio Pasciutti, il segno del gol, sabato a Montegliano la presentazione del libro di Campisi, vinse lo scudetto a Bologna e giocò due mondiali in azzurro. Altre notizie, tempo libero, Rivellal, gli indipendenti, dimenticabili anni 60-70 rivivono al San Giovanni, Nuovo Giovanni da Udine, di Udine. Poi altre notizie, la storia, nata in Romania e vive a Sacile, suo nonno era di Caneva, ma l'Italia non mi vuole, dal 1995 vive a Sacile, ma la cittadinanza non arriva. Carina Cesa Sava, presidente della comunità di 400 rumeni a radici familiari a Caneva, cioè in Carnia. Ma per lo Stato è un'immigrata, una straniera coi nonni paterni italiani. Ora vuole scrivere al presidente Mattarella. Beh, giusto, scusa, familiari italiani, non ho capito questo, ma... Scoprì il marito con l'amante e accortellò il suocero, condannata. Il tribunale a Udine, in una vicenda avvenuta a Fagagna, la donna è entrata in casa del suocero, ha tentato di aprire la porta della camera dove il marito era con l'amante, ma il trambusto ha svegliato il suocero, che è uscito con una pistola. Lei lo ha colpito con un coltello alla gola. Ammazza! A Palmanova, donna scivola dai bastoni e finisce in ospedale. La 65enne si trova all'interno dell'area della cinta bastionata retrostante della caserma napoleonica Filzi quando è scivolata cadendo da un'altezza di circa 2 metri. Il figlio morì in un incidente. I genitori, non c'è giustizia, ci rifiutiamo di votare. La lettera a Mattarella, anche le schede elettorali. Marco Rizzetto, perso la vita a Fossate di Portoguaro, aveva 23 anni. Il padre ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica. Non votiamo in uno Stato come questo.
la piscina dell'Unione Nuoto Friuli e esplode la rabbia delle famiglie. I genitori degli atleti agonisti concludono il rapporto con la società. Siamo stati presi in giro. Ad Aviano cresce il tasso di sopravvivenza ai tumori. In 10 anni il più di 37%. Il dato è contenuto dello studio coordinato dell'Istituto Nazionale Tumori, CRO di Aviano, in collaborazione con la Regione Veneto. L'Istituto Superiore di Sanità, Ariuntum, è finanziario della AIRC ed è anche parte del progetto Prevalenza e Guarigione dei Tumori in Italia. Pensate un po' voi. A Udine ben 53 cuccioli chiusi per 2 giorni in un furgone, condannati 2 autotrasportatori. I cagnolini, in condizioni sanitarie non idonee, con areazione e illuminazione insufficienti, privi di acqua e con escrementi, pensate un po' voi, erano privi delle necessarie certificazioni sanitarie e il passaporto valido. Erano destinati al traffico illegale di cuccioli. Pensate un po' voi che robe. Il caso omicidio Orlando, la regione pensa di costruirsi parte civile. L'assessore alla pari opportunità, Loredana Panarini, dice l'amministrazione ha valutato la possibilità. Invece dal Movimento 5 Stelle, dal Vozzo, dice sono servite 17.000 firme per i cittadini per convincere l'ente. Altra notizia, a Udine trasportano nell'appartamento un rifugio per stranieri. Hanno trasformato l'appartamento. È successo in Viale Ungheria, persone di diverse nazionalità occupavano un locale con numerosi letti allestiti nelle stanze. Ad organizzare il soggiorno era un 35enne tunisino che cedeva in affitto i posti letto a connazionali, a marocchini e egiziani. E cosa pensava di essere in un hotel questo? Boh, vabbè. Andiamo a vedere invece il meteo, che in questa settimana possiamo confermarvi che le temperature sono state basse. Stamattina sono state ben meno, si prevedevano meno 8, meno 3 gradi in pianura, soprattutto meno 15 nel fondo valle. Pensate un po' voi, di cui anche le gelate, non è male, non è poco. Andiamo a vedere la situazione generale. Un temporaneamento promontorio di alta pressione interessa l'Italia, con influsso di aria mite in quota e inversione termica nei bassi strati. Domenica la regione sarà lambita da un fronte freddo sull'Europa centrale. Andiamo a vedere il tempo per domani, venerdì 16 febbraio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con temporanea variabilità sui monti. Farà ancora piuttosto freddo di notte e al mattino nei bassi strati, ma meno rispetto dei giorni precedenti. Le temperature in pianura si prevederanno minime da meno 4 a 0 gradi, invece in costa è da 0 a più 4 gradi. In pianura e costa le massime sono da 7 a 9 gradi, in 1000 metri più 2, 2000 metri 0 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani, sabato 17 febbraio. Cielo in genere nuvoloso, con bora moderata sulla costa al mattino. Le temperature si prevederanno minime in pianura da meno 1 a più 3 gradi e in costa minime da 5 a 7 gradi. In pianura e costa le massime da 9 a 11 gradi. In 1000 metri più 1, 2000 metri meno 3 gradi la media. Vediamo la tendenza per domenica 18 febbraio. Il cielo è in genere nuvoloso, su pianura sopperà bora moderata o sostenuta, possibile qualche debole nevicata al confine col Cadore, cioè col Veneto, e non si esclude qualche locale precipitazione anche su altre zone. Le temperature in pianura si prevederanno da 0 a 3 gradi le minime e in costa le minime da 4 a 7 gradi, in pianura e costa le massime saranno da 6 a 9 gradi, in 1000 metri meno 1 grado, 2000 metri meno 6 gradi la media. Vediamo la tendenza per lunedì 19 febbraio. La nuvolosità variabile, bora moderata al mattino, sulla costa. Le temperature si prevederanno minime da meno 1 a più 2 gradi e invece in costa le minime da 3 a 6 gradi. Le temperature in pianura in costa le massime saranno da 6 a 9 gradi.
non supereranno i 10 gradi. I 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 6 gradi la media. Bene, dal nostro TG regionale e meteo regionale del Friuli da Giulia, di AWG Nord-Est, Aero 1 e Stab Radio, finisce qui. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domani per tutte le previsioni del meteo del weekend e l'inizio della prossima settimana e altre notizie della nostra regione. A fra poco per gli ascoltatori del TG Sport. Da Marco è tutto, ci sentiamo domani. Ciao ciao!